Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepore. Salve, grazie per essere collegato come ogni lunedì con noi. Ben trovato. Salve a tutti, grazie per l'invito e naturalmente Santa Pasqua a tutti. Sì, siamo entrati nella settimana santa, quindi insomma bisogna riflettere su tante cose. L'economia dell'Italia sicuramente non va bene, però forse non va nemmeno malissimo, insomma non c'è una crescita, ma non ci sono dati in negativo? Beh, diciamo che tutto sommato è prevista una crescita dello 0,6% per il 2023 e dello 0,4% per il 2024. Tutto sommato meglio questo che naturalmente una recessione che è sempre comunque, come devo dire, alle porte perché c'è questa, come dire, questa insistenza da parte della BCE ad aumentare i tassi, quindi diminuzione dei crediti a famiglie ed imprese, aumento dei costi per chi ha sostenuto o ha un mutuo praticamente a tasso variabile. Tutto questo naturalmente può portare a nuova povertà, può portare a recessione, può portare addirittura naturalmente a nuova disoccupazione e imprese che chiudono. Diciamo che i tassi, insomma, continueranno a salire finché non viene contenuta l'inflazione, perché poi il gioco economico è questo, insomma, questo è l'obiettivo della BCE. L'obiettivo della BCE è quello di contenere l'inflazione al 2%, però ripeto, personalmente sono sempre dell'avviso che bisogna vedere qual è il male minore, se e ecco, nuova povertà, imprese che chiudono, famiglie che non riescono a pagare più i mutui o praticamente un'inflazione un po' più ampia, come devo dire, ma che comunque con un'economia che gira, tra le altre cose, dobbiamo dire che per la verità, diciamo, all'aver tamponato il costo delle bollette significa far scendere l'inflazione. Ora bisogna un po' cercare di colpire chi praticamente ha approfittato dell'inflazione, ha aumentato i prezzi e poi magari in conseguenza della diminuzione dei costi non li ha più diminuiti. Certo, insomma, c'è anche tanta speculazione al di là dei problemi pandemia e guerra. Io di questo, insomma, ne E sono convinta. io volevo dire proprio questo, in effetti, è così indubbiamente. Assolutamente, Quindi purtroppo, come bisogna in tutti i cercare di momenti di colpire crisi. anche noi consumatori, perché poi ognuno di noi, anche consumatore, deve praticamente cercare di fare una cernita e cercare di capire dove poter risparmiare ed ecco, come devo dire, mettere da parte gli speculatori, in Certo, effetti, bisognerebbe isolarli, accantonarli. ma non è facile perché c'è stata una speculazione di massa. Comunque, per quanto riguarda coloro che non sono in regola con il fisco, com'è possibile sanare delle violazioni, formali laddove ci siano relative al 2022? Allora, premessa che parliamo di violazioni formali, cioè quelle che non hanno inciso sul pagamento delle tasse, quindi magari una violazione che riguarda una comunicazione che andava fatta e che non è stata fatta, ma che comunque non ha comportato, diciamo, evasione di imposte e quant'altro, che comunque prevedono delle sanzioni. Tutto questo è possibile sanarlo con 200 euro all'anno per ogni anno in cui sono state commesse queste violazioni. E precedentemente la scadenza era al 31 marzo, è stata spostata al 31 ottobre, quindi le violazioni vanno sanate in due rate, quindi la prima al 31 ottobre e la seconda al 31 marzo del 2024, 50% dell'importo da pagare a ottobre e 50% a marzo. Precompilato, come, se e quando farlo? Allora, in effetti, il precompilato che troveremo sul sito dell'Agenzia delle Entrate
dal 30 aprile 2023, lo devono fare, in effetti sono obbligati a farlo lavoratori dipendenti e pensionati che oltre ai redditi di pensione e lavoro dipendente hanno anche altri redditi immobiliari, tanto per intenderci, ad esclusione della prima casa. Ma c'è anche chi ha convenienza a farla, cioè sempre i lavoratori dipendenti e pensionati che praticamente hanno costi che hanno sostenuto nell'anno di competenza, quindi parliamo nel 2022, per magari spese funerarie, per spese scolastiche per i figli a carico e spese sanitarie ed altre spese che sono detraibili. In quel caso prima lo si fa il modello 730 o il modello 730 precompilato, prima si ottiene evidentemente il rimborso, lo si ottiene nel mese successivo alla data in cui è stato confermato o presentato il 730. Vogliamo soltanto ricordare che in effetti chi va sul sito dell'Agenzia delle Entrate e clicca per la conferma, praticamente in quel momento ha presentato il 730 e non è tenuto alla conservazione di alcun documento. Invece chi lo va a variare è tenuto alla presentazione, alla nuova presentazione con i dati variati, non solo, ma deve conservare i documenti che potrebbero essere oggetti di accertamento. Vabbè, questa insomma è un'importante specificazione per i nostri telespettatori, quindi conservare ricevuto e tutto ciò che è stato inserito nella 730 per essere detratto. Questo è importante nel momento in cui si vanno ad apportare delle variazioni a quello già precompilato dell'Agenzia delle Altrimenti Entrate. sono tutti dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate e non c'è bisogno di fare niente e né di conservare i documenti. Perfetto. C'è stato un importante convegno su reti e distretti produttivi, strumenti e modelli organizzativi a sostegno dello sviluppo dei borghi e delle eccellenze napoletane, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, presieduto da Eraldo Turi. Lei invece è presidente proprio della Commissione Distretti e Reti Produttive. L'importanza di valorizzare ciò che è meno conosciuto in città e soprattutto la valorizzazione dei borghi. Allora, devo dire che noi abbiamo un patrimonio importante nella nostra città, il patrimonio, come devo dire, artistico, culturale, ma non solo, anche il valore, del patrimonio artigianale, quindi gli orafi, i ceramisti, i sarti, i camiciai, i liutai. E il nostro sogno qual è? Noi abbiamo, dei borghi, Borgo Refici, Piazza Mercato, San Gregorio Armeno, quindi Pastorai, il Rione Sanità, che erano borghi praticamente votati all'artigianato, ma non soltanto, quindi erano un volano economico importante per la nostra città. Ecco, il nostro sogno è quello di rinverdire questi borghi con botteghe artigianali, quindi di tutte le categorie, aperte, quindi aperte al turismo. Il turista deve venire praticamente e deve visitare queste botteghe con l'artigiano che materialmente sta lavorando, in effetti, ma non soltanto. Noi abbiamo la difficoltà nel cambio generazionale, quindi la difficoltà delle botteghe ad assumere apprendisti, quindi la bottega a scuola, quindi lo Stato, le istituzioni devono praticamente aprire un'autostrada al giovane che va in bottega, e quindi questo per consentire il cambio generazionale nelle attività artigianali che sono il vanto del Made in Italy addirittura nel mondo. Allora, Presidente, noi la salutiamo, la ringraziamo, naturalmente le auguriamo una piacevole Pasqua, ci ritroveremo dopo la pausa festiva. Arrivederci e buon lavoro, auguri. Grazie a voi e auguri a tutti.